Oggi parleremo di salsa di soia, delle sue origini, di come viene prodotta e delle varie tipologie. Salsa di soia in giapponese si dice shoyu ed è per eccellenza l'ingrediente che caratterizza tutta la cucina giapponese. Dal sushi e sashimi, alle zuppe, salse e condimenti, viene usata davvero in quasi tutte le pietanze. Ha origine in Cina circa 2200 anni fa. Poi, nel VII secolo a.C., i monaci cinesi la introdussero anche in Giappone. La salsa di soia è un alimento fermentato. Il carattere kanji che compone la parola shoyu significa letteralmente olio di alimenti fermentati. Così, sia in giapponese che in cinese, non c'è la parola soia nel suo nome. In passato, quando non esistevano i frigoriferi, molti alimenti venivano salati ed essiccati oppure fatti fermentare per allungarne la conservazione. La leggenda dell'origine della salsa di soia racconta di un monaco zen che portò la ricetta di una speciale pasta di fagioli dalla Cina, composta da fagioli di soia, orzo, riso e verdure. Durante la preparazione, un liquido nero e denso uscì dal fondo del barile. Quando qualcuno provò a condire cibi con quel liquido, si rese conto che era davvero deliziosa. La salsa di soia si produce in questo modo. Si selezionano fagioli di soia di prima qualità e si fanno bollire. Si fa tostare leggermente il grano, si macina grossolanamente e si mischia i fagioli di soia bolliti nelle giuste proporzioni. Si aggiunge il koji, un fungo filamentoso il cui nome scientifico è Aspergillus oryzae, che ha il ruolo di agente fermentatore. Messi a riposare per 48 ore in cassettoni di legno a temperatura e umidità costante. Si prepara una salamoia composta da acqua purissima di fonte e sale marino. Trascorso il tempo necessario, si versa il composto di soia, grano e koji in grandi tinozze di legno e si aggiunge la salamoia per far iniziare la fermentazione. Da adesso in poi, il composto si chiama moromi. Questa zuppa, per fermentare uniformemente, ogni giorno va mescolata per far prendere ossigeno anche alla parte più profonda. Uomini esperti, con l'ausilio di lunghe pertiche in legno, smuovono il moromi dal basso verso l'alto con un tipico movimento regolare e ritmico. In questa fase è possibile vedere il moromi bollire anche se non viene alzata la temperatura. Le bolle d'aria che salgono dal fondo sono proprio il sintomo di una corretta fermentazione. Il periodo della fermentazione può durare da 1 a 2 anni in vasche di legno. Per alcune antiche fabbriche, che possono risalire ad oltre 100 anni fa. L'uso delle vasche di legno rende la salsa di soia ricca di umami e aroma. Esistono vari tipi di funghi nelle vasche e in ogni trave di legno o asse del tetto del magazzino, e tutto questo collabora alla formazione del gusto distintivo e originale per ogni produttore. Trascorso il periodo della fermentazione, inizia la spremitura. Il moromi viene impacchettato in teli di cotone filtrante e messo sotto una pressa. Il liquido che si ottiene è la nama shoyu o salsa di soia cruda.
Per commercializzare la Namasho Yu è necessario microfiltrarla per eliminare eventuali batteri o germi patogeni. Il liquido che ne esce è ancora in fase di fermentazione. Il composto viene riscaldato per bloccarla e per fissare il sapore definitivo che altrimenti continuerebbe a cambiare. Il procedimento fin qui descritto è quello tradizionale, lento e accurato. Il metodo industriale è molto più veloce e mira alla produzione di grandi quantità per soddisfare le richieste di un mercato sempre più in crescita. La qualità lascia il posto al prezzo e alle regole del mercato globale. E allora, via i fagioli interi e sì all'utilizzo di proteine idrolizzate e sgrassate della soia che fermentano in tempi molto più veloci. Il koji diventa uno starter sintetizzato ed il ciclo produttivo si riduce a soli 3 mesi. Le fasi di fermentazione non avvengono più in antichi barili di legno, ma in immensi silos di acciaio. Questo rende molto più stabile la produzione. A questo punto, la salsa di soia prodotta viene ulteriormente diluita con altra salamoia per ridurre i costi delle materie prime. Per mantenere il tipico colore scuro della soia, si utilizza il caramello. La gran parte dei consumatori europei identifica il suo sapore con quello della salsa di soia solo perché non ha conosciuto altro. Il marchio di salsa di soia più famoso del mondo in realtà è una multinazionale che può contare su ben 8 stabilimenti industriali di produzione collocati in 3 continenti. 2 in Giappone, 2 in Cina, 1 a Singapore, 2 negli Stati Uniti d'America e 1 in Europa. E proprio dallo stabilimento situato in Olanda proviene oltre il 90% della salsa di soia consumata in Europa, 400 milioni di litri l'anno. Solo l'1% della salsa di soia mondiale viene prodotta da altre marche con metodo tradizionale. Considerando che noi privilegiamo la qualità, da adesso in poi parleremo esclusivamente di salsa di soia giapponese, prodotta in Giappone. Se ti capiterà di vivere o lavorare all'estero, difficilmente ti accontenterai di acquistare spaghetti prodotti sul posto. Hai mai assaggiato spaghetti prodotti in Alabama? Allora questi sono i principali tipi di salsa di soia tradizionale. Koikuchi. Il tipo di gran lunga più diffuso, la koikuchi, letteralmente significa bocca scura. Questa è la salsa di soia per eccellenza che si trova nei negozi di alimentari di tutto il mondo e dal momento che per molte persone è lo standard, non sempre viene etichettata come koikuchi. Questa salsa rappresenta oltre l'80% del mercato in Giappone. Viene usata nella maggior parte delle ricette giapponesi, come ad esempio per sushi e sashimi, nella gran parte delle salse, nei condimenti, zuppe e preparati. Contiene il 16% di sodio del suo volume. Usukuchi, salsa di soia chiara. Viene usata per cucinare quando si desidera mantenere inalterato il colore degli ingredienti. Ad esempio per cuocere verdure e ortaggi, per evitare che tutti i cibi diventino marroni, per mantenere il tamago, la frittata giapponese, di quel bel giallo pieno che tutti conosciamo. Anche se viene chiamata light, non è meno salata, anzi, è più salata della koikuchi, perché viene utilizzata in cottura. Contiene il 18-19% di sodio del suo volume. Tamari, vuol dire residuo. Questa salsa di soia è più scura, corposa e densa perché è assente o ridotto il grano. È quasi completamente prodotta con soia. Viene usata principalmente come salsa da intingolo per il sashimi, spennellata sui nigiri, per finire con i piatti e attribuire un colore brunito rossastro, ad esempio per i piatti teriyaki. Shiro. Shiro in giapponese significa bianco ed infatti questa soia è molto chiara. Il metodo produttivo è diverso, infatti per mantenerla chiara la proporzione di grano è superiore alla soia. Si utilizza per quelle zuppe che tradizionalmente devono restare chiare, come ad esempio nello shiro ramen. Nama.
È la soia prodotta con il metodo tradizionale. Il ciclo produttivo viene interrotto prima della pastorizzazione per mantenere un sapore pieno, originale, intenso. Artigianale. Ohara è una salsa di soia che viene prodotta nella località di Yuasa, un paese dove si tramanda l'eccellenza per le piccole produzioni artigianali. Genen, salsa di soia a basso contenuto di sodio. È una salsa industriale per fare la quale si abbassa la quantità di sale all'interno, ma va aggiunto del conservante. I giapponesi non la amano tanto perché è un prodotto non tradizionale. Relativamente giovane, è stata inserita nel mercato per accontentare quei clienti che poco tolleravano quel sapore salatissimo delle salse industriali. Ma è vero che la salsa di soia fa male? La salsa di soia, come già detto, contiene dal 16 al 19% di sale, quindi se ne viene usata una quantità smodata può fare male. La salsa di soia sta alla tavola giapponese come la saliera sta a quella italiana, quindi bisogna capire quale utilizzo ne facciamo. Alcuni, con la scusa di preferire la salsa di soia meno salata, inzuppano il riso del sushi fino a gonfiarlo di soia. Ecco, questo è un utilizzo improprio che può fare davvero male. Un buon utilizzo prevede non tuffare il sushi nel piattino della soia, ma intingere con parsimonia solo alla fettina di pesce crudo. Se il pesce è stato scottato, generalmente è già condito con la salsa dolce per sushi, quindi la soia non serve. Con il maki, invece, ovvero i rotolini con l'alga fuori, si intinge solo un agolino dell'alga, mai il riso a inzupparlo. Molti sushi rolls ormai vengono conditi con salse dolci o con maionese, neutra o piccante. In questo caso è il sushi chef che ha già condito il sushi, non serve mettere altra soia. La salsa di soia oggi viene utilizzata non solo nei ristoranti giapponesi, ma è stata adottata da molti chef creativi alla ricerca di ingredienti e sapori da tutto il mondo. Quindi la troveremo a condire insalate, in cottura di pesci, carni e volatili, se non addirittura in qualche dolce.